Giovanni incontrò lo sguardo di Gottardo che lo invitava a entrare. Raggiunse il servo armato di torce e si fermò. Sentì alle sue spalle il fruscio degli altri che li avevano raggiunti e restavano indietro di qualche passo. Dalla roccia partivano tre catene e Giovanni le seguì con lo sguardo, fino all'angolo più lontano dove nella penombra si muovevano macchie bianche. Il servo avanzò ancora di due passi e le macchie bianche si mobilizzarono e acquistarono forma umana. Federico, Zolino e Enrico portarono le mani agli occhi per difenderli dalla luce. Tenuti alla catena da un nano alla cabina sinistra, giacevano nudi sulla paglia, seduti, uno addosso all'altro per ripararsi dal freddo o dalla paura. Lo sguardo di Giovanni, distinto invece di soffermarsi sui figli di Manfredi, forse per abituarsi al daggio l'orrore, vagò sulla paglia a individuare i piccoli oggetti che aspettava. Un catino, un'altra, tre ciotole. Un grosso bugliolo di legno fino all'ora di escrementi. Tornò ai ragazzi e agli uomini, se così poteva definire, quelle creature, ricordando che erano stati strappati alla madre quando il più grande Enrico aveva 4 anni. Giovanni aveva seguitato a pensare a loro come a dei giovinetti. Impossibile distinguere ora chi fosse il più anziano. Enrico doveva avere 31 anni, Azzolino 29, Federico 28. La barba e i capelli lunghi, scuri o solo sporchi impedivano di distinguere i lineamenti. Anche ora che con un gesto all'unisono avevano tolto le mani dagli occhi e guardavano impauriti i visitatori. Sarebbero sembrati tre grosse scimmie se il resto del corpo non fosse stato privo di peluri, ma bianchissimo come illuminato da dentro. La magrezza evidenziava il ventre gonfio e in questo somigliavano a bambini rachitici e denutriti. Giovanni incontrò lo sguardo di Gottardo che lo invitava a entrare. Raggiunse il servo armato di torce e si fermò. Sentì alle sue spalle il fruscio degli altri che li avevano raggiunti e restavano indietro di qualche passo. Dalla roccia partivano tre catene e Giovanni le seguì con lo sguardo, fino all'angolo più lontano dove nella penombra si muovevano macchie bianche. Il servo avanzò ancora di due passi e le macchie bianche si mobilizzarono e acquistarono forma umana. Federico, Zolino e Enrico portarono le mani agli occhi per difenderli dalla luce. Tenuti alla catena da un nano alla cabina sinistra, giacevano nudi sulla paglia, seduti, uno addosso all'altro per ripararsi dal freddo o dalla paura. Lo sguardo di Giovanni, distinto invece di soffermarsi sui figli di Manfredi, forse per abituarsi al daggio l'orrore, vagò sulla paglia a individuare i piccoli oggetti che aspettava. Un catino, un'altra, tre ciotole. Un grosso bugliolo di legno fino all'ora di escrementi. Tornò ai ragazzi e agli uomini, se così poteva definire, quelle creature, ricordando che erano stati strappati alla madre quando il più grande Enrico aveva 4 anni. Giovanni aveva seguitato a pensare a loro come a dei giovinetti. Impossibile distinguere ora chi fosse il più anziano. Enrico doveva avere 31 anni, Azzolino 29, Federico 28. La barba e i capelli lunghi, scuri o solo sporchi impedivano di distinguere i lineamenti. Anche ora che con un gesto all'unisono avevano tolto le mani dagli occhi e guardavano impauriti i visitatori. Sarebbero sembrati tre grosse scimmie se il resto del corpo non fosse stato privo di peluri, ma bianchissimo come illuminato da dentro. La magrezza evidenziava il ventre gonfio e in questo somigliavano a bambini rachitici e denutriti.